Continuiamo il nostro percorso con Andrea, la 131, anche questa è un pezzo pazzesco, un pezzo pazzesco. La 131 è stata la sostituta della Stratos, che sembra incredibile da dire, ma in quegli anni, diciamo, il successo dei rally crea un po' di problemi, perché la Stratos, macchina bellissima, ma avendo la Fiat e la Lancia alla fine lo stesso padrone, e usando i rally come strumento di marketing, si decise che la 131 doveva essere lanciata, c'era la macchina di serie, e quindi venne creata la 131 Abarth, che divenne la macchina con cui vincere nei rally, e vinse 3 campionati del mondo, 77, 78 e 80. Sì, diciamoci, è una mezza bestemmia, perché vedere la vedere quella, vedere questa, sono due macchine completamente diverse, però totalmente. La bravura qui è stato far volare la macchina di tutti, fondamentalmente, perché era una macchina realmente per tutti. La competitor, l'avversaria della 131 per antonomasia in quegli anni era l'Escort, ma il vantaggio della 131 era sicuramente l'handling, macchina con la sospensione posteriore McPherson, l'Escort aveva il ponte rigido. Okay. È un team che secondo me era imbattibile in quegli anni in termini di preparazione, competenze e quant'altro, quindi una macchina incredibile la 131 che è rimasta nel cuore di tutti. Piccola nota così. Se sentite un po' di rumore perché c'è questo video che sta girando dietro a manetta, ve lo dico, non è colpa nostra. Piccola nota, macchina a trazione posteriore per carità, ma non aveva l'idroguida e aveva dei pneumatici anteriori incredibili che su asfalto erano qualcosa, lasciatemi dire. Comunque la macchina è bellissima. Comunque si sono portati dietro qualcosa anche dai modelli precedenti. L'alettoncino, come vedi, un po' di aerodinamica anche qui dietro. È importante, la cultura che ti fai devi portartela avanti, certo. E non è che tutte le volte devi partire da un foglio bianco, sarebbe sciocco, insomma. Comunque di questa, riassumendo, possiamo dire agilità, perché sicuro. Comunque sono riusciti agilità, a farla agile. Handling, leggerezza, precisione di guida, team alle spalle. Ecco, questa è stata tra lei e la Stratos il motivo della mia passione. In famiglia avevo mio cugino lancista, mio papà Fiat, e ricordo non discussioni, ma sai, un po' di bagarre. Beh certo, era anche questo, perché poi i rally facevano discutere le famiglie anche a tavola, no? Era questo poi il bello, ma lo fanno tuttora realmente, perché la passione per i rally rimane. Certo è che una volta il rally, soprattutto quando c'erano i costruttori italiani impegnati, erano più pane per tutti, mettiamola così, no? Invece oggi è più una cosa riservata un pochino più agli appassionati, con tutto che il WRC è riuscito anche grazie ai social media ad arrivare a un pubblico un pochino più ampio rispetto a quello che abbiamo conosciuto nei primi anni 2000. Detto questo, qui abbiamo un altro pezzo incredibile, un Renault 5, io la chiamo la cicciona questa macchina, l'ho sempre chiamata la cicciona perché in realtà è una maxi turbo allargata. Questo è un esemplare guidato da Ragnotti, ovviamente le ha guidate quasi tutte lui, e anche qui sembra un Renault 5 ma in realtà è una macchina completamente diversa, anche solo a partire dal motore che non è più davanti ma è dietro. Questa macchina ha vinto il rally di Monte Carlo 1981. Macchina, è proprio questo esemplare ha vinto. Questa rally. Macchina, questo dimostra ancora una volta come siano macchine vere quelle che abbiamo qua, non sono dei tarocchi messi insieme per recuperare 4 spettatori. Questa è una mostra sulla tecnica dei rally, sull'evoluzione, sul perché, per far capire i rally più a fondo. Macchina incredibile, motore posteriore 1300 qualcosa turbo, quindi è l'avvento dei turbo nei rally, c'era stata la Saab dicevamo, ma di nuovo dimostra come la Renault usò, oltre alla Formula 1, attenzione, quindi questo dimostra come uno non soppiantasse l'altro, potevano andare insieme, e essendo il turbo, la tipologia di motore che stavano usando molto nelle vetture sportive della casa, ecco che anche nei rally crearono questa macchina per dimostrarne l'efficacia, eccetera, eccetera. Macchina che vinse il rally di Monte Carlo 81, quasi uno shock per i puristi, che nello stesso evento debuttò questa macchina, no, debuttò no perché la macchina debuttò nell'80, ma insomma questa macchina vinse, l'Audi 4 debuttò e ci fu veramente un primo grosso cambio, perché i competitor che avevano in quell'anno erano la Stratos che abbiamo visto, il 131 che sappiamo, l'Escort, Cosworth, le Opel Ascona 400, macchine totalmente diverse, ma
bello anche di quegli anni probabilmente, tutti insieme uno contro l'altro. Andiamo avanti, lasciamo l'Renault 5, qui abbiamo un'altra macchina che ci ha fatto emozionare, tra l'altro questa mi devi svelare un segreto, perché prima mi hai detto dopo devo dirti una cosa di questa macchina e adesso me la dici. No, te la dico un'altra volta, te la dico un'altra no, volta. No, dai, dimmela. I segreti sono segreti, i segreti sono segreti. Però diciamo possiamo dirlo, qualche bullone qua l'hai girato anche tu. Negli anni. Allora, questa macchina richiede che 5 minuti di tempo. La Lancia decise nel 1987, credo giù di lì, che dovevano vincere il Rally Safari. E questo dimostra innanzitutto come certe gare erano iconiche. Certo. Quindi, cambiando l'approccio, senza annoiarvi, c'è chi ne sa molto più di me, che sicuramente lo racconta meglio, ma qua accenniamo, iniziarono una preparazione specifica. In quegli anni le macchine Safari, seppur omologate gruppo A come le altre, erano specifiche e questo lo possiamo vedere. Richiedevano allestimenti speciali di protezioni, dei ammortizzatori speciali più robusti, richiedevano altezza da terra più elevata, allestimenti interni diversi, serbatoi acqua per i lavafari. Il macete dentro, dicono. Per quello che serviva. Ed erano macchine particolari, quindi. Questa macchina con Cancunen finì seconda al Rally Safari 92, la Lancia vinse, ricordiamoci, 88, 89 e 91, Biasion Cancunen per la storia, e questa secondo me è in un certo senso la mamma delle Delta, perché è veramente una macchina incredibile, preparata in maniera speciale. La versione Safari era praticamente un'altra macchina, e difatti erano macchine praticamente allestite, studiate, preparate, ingegnerizzate solo per il Safari. Piccola nota, il Rally Safari era l'unica gara del mondiale dove la Delta correva con l'alettone posteriore, lasciatemi dire, nella posizione bassa, quindi quella con cui erano vendute anche le macchine. Era così, non è che l'hanno chiuso? Era così perché il Rally Safari contava molto la velocità massima, perché dobbiamo ricordarci che c'erano queste piste dove serviva a correre, lasciatemi usare il termine correre, ad altissima velocità piuttosto che avere la deportanza in curva. Quindi è l'unica gara in cui la Delta correva con l'alettone posteriore stradale, lasciami dire. Tra l'altro l'ho già visto in altri esemplari che abbiamo visto anche in questa mostra che hanno corso i Rally Safari, vedo delle maniglie sparse in giro. Sì. Serviva? Ah beh, serviva per attaccarsi. Per attaccarsi, ma molto semplicemente per attaccarsi, perché quando in caso di fango o quant'altro era molto semplice, ci si appoggiava qua, pompavi, oltre che per protezione, e si appoggiava. Qui pompavi e la tiravi fuori, certo. Beh, allora, questa è una macchina incredibile, tra l'altro appunto il legame con l'auto di serie lo ritroviamo anche qui. Ah sì. Proprio bollo pagato fino al 92, l'ho guardato prima. altra particolarità, se posso. Vai, certo. Questa macchina, Rally Safari, dall'80 e qualcosa. Fibra di carbonio, attenzione. Sì. Era richiesto che, a differenza di tutte le altre gare dove vediamo le altre macchine, vi era solo il nome del pilota e copilota, c'era anche l'entrant, cioè il concorrente, okay, che iscriveva la macchina. Ah, ok. Nel 91 la Lancia si ritirò dalle corse, nel 92 il Jolly Club, eccetera, eccetera, venne creata la Martini Racing, che partecipò al mondiale come Lancia, eccetera, eccetera, ma il concorrente era Martini Racing e la Martini Racing aveva sede a Londra. Okay. Quindi ufficialmente era inglese. Era inglese. Pertanto c'era la bandiera inglese e le macchine correvano con licenza inglese. Sai che me lo sono sempre chiesto come mai c'era la bandiera inglese. E voilà. Adesso ho spiegato, vedi? Vedi? Siamo qua per questa. Anche questa ha fatto una sola gara. Questa macchina fece una sola gara. Perché le macchine Safari mediamente nascevano e morivano al Safari. Comunque ci sono stati diversi casi di gare che hanno decretato la nascita di automobili. Mi vengono in mente tutte le vetture che correvano alla Targa Florio, di fatto, tantissime addirittura. Proprio venivano studiate specificamente per correre la Targa Florio, poi in realtà facevano anche la 1000 km del Nürburgring perché era una corsa abbastanza simile, ma di fatto proprio studiavano le macchine per la Porsche bicicletta. Certo, studiavano le macchine proprio per quella specifica competizione, perché allora vincere quella competizione era qualcosa che ti portava indietro molto in termini di anche di narrazione che poi potevi fare rispetto alle tue vetture. Salutiamo il Deltone, bellissimo. Si può dire Deltone già di questo? No. Sì, lei è si la può dire Deltona. Già Deltone. Lei è la Deltona. E passiamo invece ad un altro pezzo incredibile che è questo, ovvero
la 205 da rally. Da quale vuoi iniziare prima? Dalla 205 o dalla S4? Partiamo dalla S4. Dai, partiamo dalla S4, così troviamo anche il collegamento logico con la vettura che abbiamo visto. Allora, nell'altra sala, questa è precedente rispetto a quella. Questa è dell'86. Questa è 86. Questa è una macchina che ha corso in Nuova Zelanda e poi è stata usata in Italia da Dario Cerrato nella sfida epica del campionato italiano tra lui e Andrea Zanussi, secondo me il pilota italiano più veloce. Cioè, nell'italiano usavano l'S4. Il gruppo B. Sì, sì, sì. Pazzesco. Sì, sì. In quegli anni era normale, insomma, non era una cosa differente. Questa macchina è veramente bellissima, preparata, rimontata in una costruzione incredibile. La macchina che con Allen corse al rally della Nuova Zelanda, finendo secondo, peraltro. Guarda che ruota che avevano dietro, qua cavalli erano tanti, eh? Lì le cifre viaggiano. Dicono 600, i racconti narrano, però qua non si è mai saputo. Io ci sono stato poi dopo e so che la gente parla, dopo accende il cervello, e fa fine dire una cazzata e sembrare saputi che ammettere che uno non lo sa. Quanti cavalli ci furono, non lo so. Ho sentito cifre dei cavalli del motore con cui l'S4 corse l'ultima gara, che era l'Olympus Rally dell'86. Da brividi, considerando queste macchine, come erano preparate, come erano fatte, eccetera, eccetera. Questa macchina è perfetta. Nell'86 usare queste macchine richiedeva sicuramente del coraggio. Purtroppo ci sono dei ricordi tristi, ma parliamo delle cose belle. Purtroppo diciamo, ne ha viste parecchie di cose brutte questa macchina, oggettivamente. Diciamo che tecnicamente dobbiamo pensare che questa macchina nell'86, con scocca completamente tubolare, motore centrale longitudinale, praticamente uno degli ultimi motori progettati da zero dal gruppo Fiat, non dimentichiamocelo, certo, con trazione posteriore e anteriore, differenziale centrale, cambio longitudinale centrale. Pensate che il cambio veniva sostituito dall'abitacolo, perché era talmente centrale che veniva tolto, certo, e praticamente in questa zona, quindi si toglieva lavorando anche dall'abitacolo. Sì, perché all'epoca spesso succedeva che anche nelle supercar il cambio fosse all'interno dell'abitacolo. Materiale realmente di usura era in quegli anni anche. Incredibile, guarda che pezzo. Questa è proprio una macchina da vera competizione, di fatto. Fecero anche le varianti stradali di questa Delta. Il gruppo B nasceva da teoricamente 200 macchine stradali. C'è qualcuno, ai raduni, lo vedi con la Delta S4 di serie, esiste la macchina, proprio funziona, esiste, però insomma, sono molto rare, chiaramente ne ha fatte poche, e quelli che ce l'hanno chiaramente se le tengono anche molto strette. Qua si inizia a vedere anche un largo uso, anche qui già, della fibra di carbonio, cosa che in realtà abbiamo visto. È aerodinamica, chiaramente, proprio serviva per tenere giù questa macchina che qui è dichiarata 550 cavalli, ma poi insomma, come dicevamo con Andrea, who knows quanti cavalli avevano realmente queste macchine, perché tutto ricordiamoci è una storia da raccontare. Questa diciamo macchina era 4 ruote, scusate, turbo compressa e col Volumex, quindi c'era un sistema molto complicato di valvole che faceva sì che a bassi regimi funzionasse il Volumex, dopodiché venisse bypassato dal turbo compressore, quindi insomma. Guarda cos'è questo vano motore. Io non so cos'era vivere un abitacolo del genere, soprattutto in una gara, quando hai la tensione addosso, quando comunque devi portare a casa il risultato. Vivere una cosa infernale come questa deve essere stata veramente un'emozione incredibile per i piloti, ma credo che fosse emozionante anche per le persone che lavoravano poi su questi oggetti, che credo dessero delle soddisfazioni notevoli, tanto lavoro per farle funzionare indubbiamente, ma anche delle grandi soddisfazioni. Teniamo conto che stiamo parlando della macchina, iniziarono a testarla nell'84, 84, 85, 86. La tecnologia non è quella di oggi, no. L'elettronica non è quella di oggi. Molto dei sistemi di valvole di bypass così sono valvole meccaniche, non è che c'erano dei sistemi di elettronica, cioè c'era l'elettronica, accensione e iniezione, ma anni luce da oggi. Infatti prima mi sono commosso perché sul Deltone c'è la strumentazione analogica. No, c'è la strumentazione digitale. Allora, solo la Safari, perché quella è stata la prima macchina che aveva il dashboard digitale. Mi sono quasi della Magneti Marelli, mi sono commosso perché già si inizia a vedere qualcosa che comunque continuiamo a vedere anche oggi sulle macchine da rally. Qui abbiamo un altro pezzo straordinario, la 205 T16. Anche qui poche parole, nel senso tante, perché per descriverla ce ne vogliono tante, ma è una macchina che ha dell'incredibile. Beh, è una macchina che debuttò nell'84 come Evo 1, nell'85 al Tour de Corse debuttò la Evo 2,
macchina che corse fino all'86, ovviamente quando vennero vietati poi, macchina che già nell'85 faceva largo uso delle superfici di appoggio aerodinamico, sì, anteriore, posteriore, quei baffi. Però non era, era in materiale composito questo? Sì, 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 sì. Vedi? Composito di allora. Sì, sì, chiaro. Macchina, però anche qui motore in vista alla grande all'interno dell'abitacolo, esattamente come la Delta S4. Del resto quello era lo stato dell'arte, sì, del fare le macchine da rally. Questa e quella nel gruppo B erano sicuramente lo stato dell'arte. Due concetti diversi. Questo è motore trasversale, cambio trasversale. Motore longitudinale, cambio longitudinale. Questa era per questione di compattezza, solo per tenere il passo un pochino più corto probabilmente. Sì, cercavano, ma anche se di avere più un o meno di le dimensioni erano sono stesse, simili. Però qui mi raccontavi una cosa sulle bandelle. Beh, si può raccontare? Ma certo, quando ormai si può, sono passati 40 anni, per cui ci sta. Sono passati quasi 40 anni. Beh, questa fu la famosa, non lei, ma nell'86 ci fu, iniziarono le prime guerre politiche, perché il rally non è solo, molto sport non è solo sport, c'è tutta la parte politica. È molta politica. Lunga storia breve, a Sanremo ci fu la contestazione, il rally di Sanremo, per le famose appendici laterali. Che erano queste che ci stai facendo vedere. Questi adesso, dispositivi, qua è assolutamente presente. Mi piace che lo chiami dispositivo. Beh sì, perché è un dispositivo aerodinamico, sì, ci piaccia o no. Sì. Poi magari io sono di parte, non lo so. Ma ufficialmente queste erano protezioni contro i sassi, quindi le usate sulla terra. Però combinazione sull'asfalto, quindi dove i sassi, a mia ricordo, sì, è quasi un anno che non sono più attivo. Quindi, sì. Però erano molto più lunghe, seppur ci fosse molto meno rischio di pietre. La discussione fu lunga, vennero squalificate a Sanremo. Lungo battage, la macchina venne sigillata, provata in pininfarina. Allora la galleria non aveva il suolo mobile, quindi l'effetto suolo non lo vedevi neanche se l'andavi a cercare. Insomma, ci fu la politica che intervenne pesantemente, invalidarono Sanremo e Allen fu campione del mondo per 10 giorni, e poi il titolo, annullando Sanremo, lo vinse Cancune. Mamma mia, questa storia non la sapevo. Ancora oggi ci sono queste discussioni, scusate, per me queste sono dispositivi aerodinamici. Sì, sì, certo. Chiarissimo. 1986, 1.8 di cilindrata, 4 cilindri, turbo compresso chiaramente, anche qui dichiarati 550 cavalli, ma quella era un po', diciamo, la soglia di potenza che veniva dichiarata per queste vetture. Ve la faccio vedere anche dentro, anche questo esemplare, se riesco ad aprirlo, sì, ci sono riuscito. Anche qui porta chiaramente leggerissima, è straordinario come tutta la meccanica sia in vista, e questa è una cosa che fa battere il cuore, come fa battere il cuore comunque anche questo interno. Con la strumentazione qui, anche qui, tutta analogica, proprio spoglia, erano delle macchine pensate veramente per la massima leggerezza. Quanto poteva pesare una macchina del genere, te lo ricordi? Cioè, peso minimo era 950 kg, se non dico cavolate. Niente. Onestamente, non so se la Peugeot ci arrivò, l'S4 in realtà non ci arrivò mai. Comunque, diciamo che il peso consentito era bassissimo, anche in relazione appunto alla potenza che avevano. È incredibile, il peso potenza è un qualcosa che non è mai stato più preso. Considerate che una VRC pesa 1360 kg. Ah sì, un VRC, quindi 1360 kg con 380, 400 cavalli, insomma più o meno la potenza è quella lì. Queste invece ne avevano 600, più o meno, 550-600, con... diciamo una tonnellata, dai. Proprio. Mamma mia, una roba, ci credo che erano delle barre volanti, perché di fatto... E poi sì, è proprio evidenziato dal fatto della larghezza di questo pneumatico nella zona posteriore. Guardate un po', questo Pirelli P7 è enorme rispetto alla dimensione della macchina. Quindi pazzesche a livello di telaio. Cosa erano in acciaio i telai di queste macchine? Sì, sì, erano tubolare in acciaio. La tra l'altro sì, tubolare chiaramente, perché sì, erano, sì, non erano scocche derivate di serie, ma erano proprio macchine pensate per essere veramente delle macchine da corse, ed è da qui poi che arriva anche la necessità di omologarne 200, proprio per avere comunque un minimo di corrispondenza con il prodotto. Piccola nota, vi ricordate che parlavamo della Stratos coi cofani eccetera, sì, eccetera? L'S4 037 idem. Qua si leva, tu si apre questa, vero? Sì, sì. Questa si apre. Però si apre, ma attenzione, per gli interventi, se vedete che ci sono questi pin, venivano sfilati e il cofano veniva tolto. Che meraviglia, mamma mia, ma cos'è sta macchina? È... Invece sulla macchina di serie, se non ricordo male, si apre, sì, sì, con, sì, con la cerniera, sì, sì, chiaramente. Bellissima,
tutte e due estremamente belle, tutte e due si portano dietro un po' di aerodinamica, si portano dietro tanto motore, si portano dietro appunto questo concetto di vera macchina da rally, che poi in realtà il gruppo B è stato sostituito dal Deltona che abbiamo visto di là come regolamento. Dalle gruppo A, che poi è stata una base tecnica di lavoro, non solo il gruppo A, non solo per le auto da rally, ma anche per le auto da pista. C'è stato proprio un regolamento che tipo le DTM, fondamentalmente, le prime DTM erano di gruppo A, portate al limite nell'elaborazione. Qui parliamo sempre di limite dell'elaborazione perché abbiamo un prototipo. Assolutamente. Fiat Abarth, una X19. Una X19, sì. Portata all'estremo. Qua si provavano già dei concetti che poi abbiamo visto successivamente. Siamo nel 1974. Esattamente. Progetto Clay. Gestito. Sì. Clay Regazzoni. Grandissimo. Che corse proprio con Gino Macaluso il Giro d'Italia, e Gino Macaluso era il responsabile di progetto di questa vettura, una X19 praticamente preparata per le competizioni. Erano gli anni dove iniziavano a esserci le competizioni interne in casa Fiat, tra Lancia, che negli stessi anni stava preparando, mettendo a punto e omologando la Lancia Stratos, e la Fiat, che non voleva essere da meno e voleva anche lei avere la sua arma per competere. Poi le strategie interne fermarono la X19 e la Stratos divenne la macchina per vincere di quegli anni per il gruppo Fiat nei rally. Però ecco, questo fa pensare come le competizioni e i rally, scusate se mi ripeto, inizio a essere forse noioso, ma venivano veramente viste come degli strumenti importanti per imporsi da un punto di vista marketing, eccetera eccetera, e presentare i propri prodotti. Tant'è che considerate che si facevano prototipi di questo tipo. Era diverso anche il mondo dell'automobilismo, perché in quegli anni vi erano gare come il Giro d'Italia, certo, a cui partecipò questa vettura, dove potevano partecipare prototipi, e case facevano dei prototipi apposta per partecipare al Giro d'Italia. Quindi un altro mondo. Ci ricordiamo Andrea come direttore appunto di Hyundai, ma Macaluso, adesso oggi con queste mostre e portando avanti anche la storia dei rally, ma diciamo che la famiglia Macaluso nel mondo dei rally ha segnato delle epoche fondamentalmente. Quindi magari andate a vedervi la storia, magari un giorno la raccontiamo, ma insomma è una sicuramente, se il mondo dei rally poi è così famoso, è anche grazie a questa incredibile famiglia. Anche qui delle memorabilia, delle cose assolutamente da vedere all'interno di questa mostra, che non è ancora finita perché ci sono ancora dei pezzi da vedere. Qua abbiamo un po' di storia dei rally, lo vedete, Saab 96, appunto quella che dicevamo prima, che era fondamentalmente la macchina che poi è stata battuta dalla Mini, almeno per quanto riguarda la parte del rally di Monte Carlo. Ma poi insomma qua c'è tutta la storia dei rally con i suoi campioni e con la progressione poi che c'è stata anche nei successi. Questa è una macchina che quando ero ragazzino, avevo 13-14 anni quando correva, mi piaceva sempre tantissimo, perché era un po' una delle prime forse macchine giapponesi realmente competitiva. Sì, anzitutto la Toyota è stata la prima casa giapponese a vincere il campionato del mondo, certo, costruttori. Qua è di nuovo un'altra sfida, una sfida che durò qualche anno, tra la Lancia, c'era la Delta, qui abbiamo la 16 valvole, e la Toyota. Abbiamo due macchine vincenti, Oriol Sanremo 90, dove la Lancia vinse il campionato del mondo costruttori, ma Sainz nella stessa gara divenne campione del mondo piloti, quindi vincitore con la Toyota. E questa è la Celica con cui lo stesso Carlos con Lewis vinsero il Rack Rally 1990. Piccola nota, Sainz nel 90 sfatò due miti. Primo latino a vincere il Mille Laghi, cosa che probabilmente qualche finlandese si suicidò, sì, e vinse anche il Rack Rally, qualcosa di incredibile. Una preparazione interna decisamente più elevata rispetto alle prime che abbiamo visto, ovviamente. C'è sicuramente una preparazione, un'attenzione, e in quegli anni la lotta fra il Toyota Team Europe e la Lancia Abarth, era totale. Se posso permettermi, era guerra totale globale, fatta di discussioni, fatta di reclami contro reclami non ufficiali, ma più o meno raccontandosi le cose uno sull'altro. Insomma, anche perché pensiamo, sì, macchina giapponese è chiaramente proprietà
giapponese, ma realmente questa era una macchina fatta in Europa, fondamentalmente. A Colonia. In realtà poi anche tu il reparto corse Hyundai ce l'avevi in Germania, quindi anche la Germania, grande terra di rally fondamentalmente. Opel e certo. Quant'altro. Qua possiamo vedere una serie di, lasciatemene dire, astuzie regolamentari. Vai. Il cofano, il problema della celica era il raffreddamento. La Lancia aveva la forza di avere tutto il gruppo e essere italiana, scusatemi se lo dico, per cui c'era una velocità incredibile tra quello che è necessario. La Lancia con la 4WD capì che il raffreddamento per i gruppi A era importantissimo, quindi la Delta nacque con aperture davanti, evolute negli anni. La Celica, i giapponesi ci misero un po' a capire. Beh, come sempre del resto, ci mettono... L'hai detto tu. Prese che sembrano grosse erano molto piccole, erano solo estetiche. E allora la Toyota a Colonia correvano sempre coi fari sollevati anche di giorno. Non li chiudevano. Perché chiaramente combinazione ci sono dei gap intorno. E combinazione il cofano non si riusciva mai a chiudere benissimo. No, perché non erano precisi. Difetti di montaggio, ho capito. Piccola nota, nel 91 i ganci fermacofano non venivano più montati qua, ma venivano messe delle molle qua davanti. Che... E ci fu in Argentina una lieve discussione. Perché combinazione andando il cofano si apriva. Ci okay. sono i montaggi non sono tutti fatti bene, no. Capitano dei problemi a volte. Potrei raccontarli anche della Lancia, ma non i rally e le corse in generale sono fatte anche di furbizie fondamentalmente. Allora, quando dicevo, nei rally vince il team. Sempre vince il team, in ogni campionato vince il team, così. Forse il cuore mi guida e dico che nei rally un po' di più. Sì, sicuramente. Detto questo, anche qui un altro Delta straordinario, 1990, un integrale 16 valvole, questa è di Didier. La macchina vinse Sanremo 90. Che meraviglia, posso dirti, questa è un'altra macchina di questa collezione che fa venire i brividi, perché è un po' la colorazione Martini, ma anche un po' diciamo l'immaginifico che è legato a noi ragazzi dell'epoca. A questa vettura comunque ti fa venire i brividi, non c'è niente da fare. Poi la livrea Martini è un po' quello che oggi è Red Bull per il mondo delle corse, mettiamola così, perché mi raccontava Biasion che era un onore indossare una tuta Martini Racing proprio perché era il simbolo della competizione, un po' come è Red Bull oggi per tanti piloti e un po' come sono stati anche altri marchi nel corso del tempo. Vai. Non mischiamo due cose. No, certo, ma è chiaro che Martini faceva un altro mestiere, Andrea, però va detto, cioè, sono marchi che hanno investito tantissimo nelle corse, si parla questo oggi dei bibitari, però anche Martini, insomma, certo, attraverso un reparto corse vero che aveva già una sua storia, però di fatto anche Martini era una bevanda fondamentalmente, quindi questo è il succo del discorso. Piccola nota qua, nella posteriore, solo a Sanremo, al RAC e nel 91 le due macchine di Lancia France corsero con la targa montata sul paraurti posteriore per dare più visibilità allo sponsor Martini. Poi in realtà venne riportata nella posizione originale anche perché poteva capitare di danneggiare il paraurti, perderlo eccetera eccetera, quindi era meglio non avere problemi. Però questa è una peculiarità del Sanremo 90 e Corsica 90, anche se non dico stupidaggini. Ma non era la stessa macchina? No, quegli anni lì è difficile che una macchina facesse due gare del mondiale. Addirittura? Sì. Ma cosa succedeva con quelle scocche? Le rotamavano? Cosa succedeva? No, venivano vendute okay. Passavano lì. In quegli anni ricordiamoci che c'erano tantissime Delta integrali, 16 valve, eccetera, eccetera, che correvano nei Coppa Italia, nei campionati nazionali, venivano vendute, date. Qualcuno le tirava anche, per cui ne approfittavano per cambiare la scocca. Fa parte dello sport. Detto questo, vi faccio vedere anche l'interno, sempre con il cambio ad H, chiaramente, di questa... Lancia Delta integrale 16 valvole, tra l'altro vedete scritto Abarth sulla strumentazione proprio perché il reparto corse che curava la realizzazione di queste macchine, per cui tu hai fieramente lavorato per anni, era Abarth fondamentalmente. Quindi, era Abarth, Corso Marche 38. Corso Marche 38, esattamente, bellissima anche qua sedile, guardate che bello con il guscio in carbonio, ha salvato anche tante vite, mettiamola così, il guscio in carbonio nel corso della storia dei rally, proprio perché da leggerezza di alcuni tipi di gusci si è poi passato anche proprio agli elementi strutturali di sicurezza per garantire ai piloti. Proprio nei rally c'è stata anche una grossissima evoluzione per quanto riguarda
questo aspetto che è passato non solo per le scocche, non solo per le prestazioni delle macchine, ma anche proprio per dettagli che sembrano minuscoli come sedile, ma che in realtà invece il loro l'hanno fatto. Bellissima macchina, Andrea, stupenda, veramente da brivido. Se vuoi raccontarmi qualche altra storia, se ti viene in mente, se no intanto andiamo avanti. E, secondo me ce ne sono tantissime, penso che chi era più attivo in quegli anni le abbia già raccontate. Qua è la storia di questa macchina in realtà finisce nel 93 più o meno da ufficiale. No, questa finisce ufficiale nel 91, perché nel 92 questo, la Delta in generale. La Delta finisce nel 92, secondo me, perché quello che è stato fatto nel 93 è stato l'ultimo capitolo di una storia gloriosa, ma che non si è chiusa come era iniziato, ecco, mettiamola così. Anche perché poi Sainz, venendo dalla Toyota, se non ricordo male, aveva comunque delle impostazioni sulla vettura che erano più moderne rispetto a quelle della Delta di quell'epoca e non le aveva ritrovate nella Delta. Insomma, è stata una stagione un po' difficile. Travagliata. Ecco. Molto travagliata. Qui c'è una bella collezione di tute. Sì. Una più bella dell'altra. Alcune, credo che siano tutte originali, a dire il vero. Non credo che siano esposte delle tute non originali in questa collezione. Martini Racing, come vedete, tute originali della HB dell'Audi, sì, assolutamente, e mi piace tantissimo Fina, quella del Jolly Club, straordinaria. Okay. Il 91, bellissima, quella lì, grandissima onore e gloria al Martini Racing, però questa Fina non so perché, ma aveva la sua così impatto estetico veramente molto forte. Questa invece è la tuta di Sainz, eccola qui, papà del Carlos che corre in Formula 1 oggi con la Ferrari, che continua tra l'altro a correre nei rally con successo anche tra l'altro adesso Dakar e X, come si chiama? X qualcosa? X-Ray. Che corrono con questi buggy elettrici nel deserto, tra l'altro con equipaggio maschile e femminile, non è stupida anche come idea tra l'altro. Ah, quello no, quello è Extreme E. Extreme E, bravissimo. Detto questo, un altro po' di caschi e poi ci deve essere anche un'altra macchina qui sul finale. In crescendo? Beh certo, per te soprattutto, perché questa è una macchina che tu hai fatto personalmente. Allora, non l'ho fatta io, la fece Sergio, io partecipai certo, allo sviluppo da fine 2001. Sì, era per dire che comunque diciamo ci hai lavorato in modo serio su questa macchina. Ecco. Attivo, diciamo, fu una parte di quelle sovrapposizioni con Sergio che facemmo insieme. Questa era di Andrea Dalla Villa, sì, 2001, mitico. Campionato junior mondiale. Lui vinse il Sanremo, questa è quella macchina, con questa specifica, diciamo. Finì secondo dietro Loeb nel campionato. Questa è la versione scocca più leggera, lasciatemi dire, che venne fatta per Sanremo e le ultime gare, perché va detta una cosa, perché poi le cose vanno raccontate dall'inizio alla fine. L'appunto nacque come kit car per fare un trofeo in Italia, quindi venne omologata nel 2000 come kit car e nacque con un concetto di macchina a trofeo, certo. Alta performance, tutto quello che si vuole. Dopodiché, trazione anteriore, motore 1.6, il kit a 4 farfalle, cambio sequenziale Juland, eccetera, eccetera. Nel 2001 nacque la categoria Super 1.6, che venne usata per fare il campionato mondiale junior. Okay. Una categoria che, ricordiamoci, aveva un successo incredibile, perché c'erano costruttori come Peugeot, Fiat, Citroën, Renault, Ford, Opel, che facevano macchine per questa categoria. L'appunto, nascendo come una macchina kit car per fare un trofeo monomarca, si trovò a essere trasformata e a combattere con altre macchine che nascevano invece per essere più dedicate alla competizione contro terzi. Quindi secondo me venne fatto un lavoro in quegli anni a Abaten Technology incredibile per rendere la competitiva. Ricordiamoci che nel 2002 Paolo Andreucci vinse col campionato italiano Super 1.6, ma nel 2003 vinse il campionato assoluto rally. Attenzione, dopo anni, che non saprei neanche più dirvi, forse 80, perché nell'81 vinse Tony, forse, non ero troppo giovane, comunque dopo tanti anni la Fiat tornò a vincere il campionato italiano rally, che è qualcosa che comunque va dato merito di aver riportato la Fiat nei rally a competere a livello ufficiale a questa macchina. Andrea, io direi che questa è proprio la chiusura, sicuramente giusta per te, perché è una macchina a cui sei chiaramente molto affezionato. Direi, se vuoi venire qui alla luce, magari chiudiamo un attimino insieme. Non sono così bello, ma vabbè. No, ma comunque hai il tuo perché da un punto di vista ingegneristico e soprattutto anche grazie per le storie che ci hai saputo raccontare in questo tour. Io non avrei mai saputo farlo, perché sì, i rally mi piacciono, ma non sono esattamente il mio pane, mentre tu ci sei vissuto all'interno di queste storie e soprattutto le hai proprio vissute anche non solo prima da tifoso,
come ci hai raccontato, e poi da ingegnere che poi anche da direttore di una squadra corse che comunque i suoi mondiali li ha vinti. Quindi grazie Andrea, davvero è stato grazie un onore, un grandissimo piacere per me averti qui, e grazie mille, viva la passione per l'auto e full gas sempre, soprattutto in questa mostra che è qualcosa di straordinario. Ciao! Non potevo che chiudere con Stefano Macaluso dopo Andrea Adamo, direi. Cioè, un grandissimo personaggio, un grande esperto. Grande esperto, anche te, però puoi dire la tua, e la dici innanzitutto con questa mostra straordinaria, è bellissima, fa venire la pelle d'oca in alcuni momenti, quindi venite perché è qualcosa di assolutamente incredibile. Tutte queste macchine fanno parte della vostra... Questa è la collezione della Fondazione Macaluso, tutte macchine che sono state raccolte nel corso degli anni da Gino Macaluso, anche un po' in anticipo coi tempi, perché diciamo che quando lui si è interessato per la prima volta a queste macchine, che sono tutte ex ufficiali, tutte con una storia importante, sì. Di fatto erano considerate come le macchine vecchie, delle macchine che non potevano più correre. Perciò lui, soprattutto guidato dalla sua immensa passione, ha cominciato a ricercare le macchine ufficiali e a rimetterle in stato di funzionamento e fare anche un restauro molto accurato. Perché tutte sono funzionanti queste macchine. La cosa importante è che queste sono tutte funzionanti e secondo me è anche percepibile visitando la mostra, perché fra macchine dimenticate in fondo al garage per 20 anni e queste che invece sono tutte in piena efficienza, cioè si vede veramente la differenza. Un altro aspetto importante è stata la ricostruzione filologica di ogni automobile, perché naturalmente una macchina da rally vive per tanti anni, ci sono delle eccezioni, ma quasi tutte comunque fanno tantissimi rally, cambiano gli sponsor, hanno delle evoluzioni nel corso del tempo. Invece le avete ricostruite anche come grafiche o come... Queste con molta attenzione le abbiamo ricostruite in modo da ricordare la loro gara più importante. Okay. Ovviamente sono tutte originali, per come ci sono arrivate. Ci sono naturalmente delle eccezioni, come per esempio la Delta Safari che avete visto, sì. E che di fatto ha fatto una sola gara, e dunque in quel caso lì possiamo dire che è una macchina è proprio totalmente pezzo originale, come da quando è rientrata dall'Africa. Che meraviglia! Allora venite tutti a Torino, intanto per vedere il Mauto, perché comunque è un museo che va sempre visto, ma per vedere questa mostra che fa venire veramente la pelle d'oca. Ti ringraziamo tantissimo per l'impegno, ti ringraziamo tantissimo anche per la capacità di farci emozionare, quindi viva la tua fondazione in assoluto, viva il Museo dell'Auto e soprattutto viva i rally, perché ci fanno sempre battere il cuore. Grazie. Grazie a te. E a presto. A presto. Ciao ciao.